attestati legati all'impegno messo in campo nel settore lavorativo di pertinenza. Per il 17° anno consecutivo va in scena nella capitale la cerimonia di consegna del premio Umbria Roma. A ricevere le targhe preparate per l'occasione, quelle persone capaci di distinguersi in vari ambiti, oltre a chi ha individuato nell'Umbria la sua seconda casa. Il mondo dello spettacolo naturalmente non è molto ricco di personalità umbre, ahimè, e tutte quelle che abbiamo, famosissime naturalmente, ce ne sono molti, li abbiamo già premiati, però c'è sempre il famoso coniglio nel cappello del cilindro, e alla fine anche quest'anno siamo riusciti a trovare personalità importanti sia del mondo dello spettacolo, della cultura, dell'industria in genere. Insomma, è una premiazione a 360 gradi che copre tutta la filiera del nostro territorio e del territorio di Roma, naturalmente, che poi si trasferisce durante il weekend o per le feste in Umbria. Ad essere premiata nella sezione musica la talentuosa Maria Cecilia Beroli, mentre in quella ribattezzata medicina trionfa il dottor Gaetano Pagnotta, in servizio presso il Bambino Gesù, affezionato al comune di Amelia e abile a mettere a punto un importante progetto di cura della displasia congenita dell'anca. Tra i premiati pure Antonio Avati, sceneggiatore nonché fratello di Popi. Per lui l'Umbria non è sicuramente un posto come gli altri. Il mio rapporto nasce nel lontano 75 anni, in cui comprammo la prima parte di una casa che poi si è estesa un po' nel nostro così evolversi di cittadini umbri acquisiti, perché ci siamo sempre più innamorati di Todi. Io parlo di Todi, della campagna attorno a Todi, e quindi adesso sono già un sacco di anni e quindi ci sentiamo bolognesi di nascita, romani in quanto residenti, ma adottivamente ci sentiamo anche umbri. Da Jacopella Rughini a Mariangela D'Abraccio, da Monia Baccaila ad Alessio Foconi, tanti vincitori nella speranza che la regione, situata nel cuore d'Italia, possa sfornare ancora talenti, al di là del fatto che si tratti di cinema, teatro, economia o industria.